to me I'm feeling uh how -huh. it high when Incidente stradale questo pomeriggio ad Adrano nell'impatto fra un'auto e una moto in via carmelo Salanitro è rimasto ferito un sedicenne ad Anita. Altri due distinti incidenti sulla statale 284 in territorio di Ragalno e Adrano. Nessuna conseguenza grave per i conducenti dei mezzi. Dopo il distacco di parti di dal soffitto del plesso di Via Liguria è stata messa in sicurezza l'aula al piano superiore del secondo circolo didattico di Biancavilla. Si è alla ricerca di nuovi locali per scongiurare l'ipotesi doppi turni. Alice Verga di Adano oggi pomeriggio incontro con Lia Levi, la scrittrice che ha dedicato la sua vita per raccontare come da bambina ha dovuto affrontare la persecuzione razziale. In auto con un coltello di 14 cm la polizia di Adano ha denunciato una 48enne per l'uomo anche sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. A Paternò controlli dei carabinieri in centro per prevenire furti di automobili, una danita di 44 anni che più volte ha violato gli arresti domiciliari è stato condotto in carcere. Inocontrata a Ciappe Bianca, Paternò torna l'accampamento di Fortuna che ospita circa un centinaio di stranieri impiegati in campagna. Oggi pomeriggio per loro consegne di scarpe, indumenti e coperte da parte delle associazioni AMBAS e Andiamo Avanti. Buonasera a tutte e benvenuti all'appuntamento con la nostra informazione apriamo il Tg di questa sera con la cronaca incidente stradale questo pomeriggio ad Adrano nell'impatto fra un'auto e una moto in via Carmelo Salanitro nel quartiere Cappellone è rimasto ferito un sedicenne ad Anita sentiamo Incidente stradale questo pomeriggio ad Adrano. Nell'impatto fra un'auto e una moto è rimasto ferito il ragazzo a bordo del mezzo a due ruote, un 16 anni ad Anita. L'incidente è avvenuto in via Carmelo Salanitro, nel quartiere Cappellone. A bordo di una Mercedes viaggiava una donna la quale ha dichiarato di essersi fermata quando ha visto provenire dalla direzione opposta una moto condotta da un giovane. Quest'ultimo ha tentato di evitare l'auto cercando di inquinarsi fra la Mercedes e un'auto in sosta, una Fiat stilo, poi l'impatto fra la moto e le due auto. A dare i primi soccorsi al ragazzo è stata la stessa conducente della Mercedes che ha richiesto poi l'intervento degli operatori sanitari. Dopo le prime cure sul posto il sedicenne è stato trasportato con l'ambulanza all'ospedale di Biancavilla. Sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Municipale. Da evidenziare che l'incidente è avvenuto in un tratto di strada occupato a ambo i lati l'auto in sosta che rendono pericoloso il transito dei veicoli. Altro incidente stradale, questo pomeriggio, sulla strada statale 284, all'altezza dello svincolo di Ragarna. Due auto si sono scontrate, feriti in maniera non grave i conducenti dei due veicoli coinvolti. Vediamo. Nuovo incidente, l'ennesimo, sulla strada statale 284 occidentale Etnea che collega Paternò ad Adrano. Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16.30, per cause ancora in corso di accertamento, due auto, una Toyota Yaris e una Fiat Grande Punto, che percorrevano la statale in direzione Adrano, si sono scontrate tra loro all'altezza dello svincolo per Ragalna, Belpasso e Paternò. Non ancora chiare le dinamiche dell'incidente nel quale sono rimasti feriti, fortunatamente in maniera non grave, i conducenti dei due veicoli, ossia una donna di 51 anni di Bronte e un ragazzo di 27 anni di Santa Maria di Licodia. Sul posto sono intervenuti due ambulanze che hanno trasportato i feriti al pronto soccorso dell'Ospedale Santissimo Salvatore di Paternò e gli agenti della Polizia locale di Paternò per i rilievi. Sul tratto di strada interessato dal sinistro si è registrato un leggero rallentamento del traffico veicolare. Qualche ora più tardi, un altro scontro tra due auto si è verificato in Via Scalavecchia a Paternò. E purtroppo dobbiamo occuparci ancora di un altro incidente stradale che si è verificato oggi in Condrada, Timpone sulla 284 in territorio di Adrano a scontrarsi Due autovetture, fortunatamente nessuna conseguenza grave per i conducenti, dei mezzi, vediamo. Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi in Contrada Timpone sulla 284 Ladrano Bronte, il sinistro tra due autovetture, poco più avanti al capolinea della fermata degli autobus. Diciamo subito che nonostante l'impatto sia stato notevole non ci sono feriti gravi. Secondo una primissima ricostruzione ancora ovviamente al vaglio delle forze dell'ordine che sono intervenute sul posto, polizie e carabinieri per i rilievi del caso, la polo con alla guida una donna usciva da uno degli svincoli dell'arteria sopraggiungeva in regime di sorpasso una Volkswagen con a bordo una coppia, inevitabile dunque lo scontro tra i due mezzi. Sul posto allertati sono arrivati i sanitari del 118 che hanno portato la coppia a bordo della Volkswagen, un uomo e una donna, in ospedale a Biancavilla per accertamenti. Le loro condizioni però non desterebbero comunque preoccupazione. Per la conducente dell'Apolo tanta paura ma nessuna conseguenza fisica grave a causa dell'incidente. Il traffico veicolare ha subito notevoli rallentamenti. E cambiamo totalmente argomento, adesso andiamo a Biancavilla. Dopo il distacco di parti d'intonaco del soffitto del plesso di Via Liguria, è stata messa in sicurezza l'aula al piano superiore del secondo circolo didattico biancavillese, che rimane interdetto. Si è alla ricerca adesso di nuovi locali per scongiurare l'ipotesi dei doppi turni. Questa mattina abbiamo intervistato il dirigente scolastico dal secondo circolo di Biancavilla la professoressa Benedetta Gennaro. Vediamo. A quasi una settimana dal distacco di parti di Intonaco dal soffitto di un'aula del plesso di via Liguria del secondo circolo didattico di Biancavilla, ancora lezioni sospese per gli alunni delle classi del piano superiore che rimane interdetto. Si è alla ricerca di nuovi locali per scongiurare l'ipotesi dei doppi turni. Intanto è stato già effettuato un primo intervento da parte del comune. L'aula interessata dal crollo di Intonaco è stata messa in sicurezza, ma prosegue seguono le verifiche anche in altre aule, sempre del piano superiore dell'edificio scolastico di Via Liguria. Abbiamo fatto il punto della situazione con il dirigente scolastico del secondo circolo didattico di Biancavilla, Benedetta Gennaro. E immediatamente il piano dove si è verificato un distacco di intona è, è stato inibito ed è stato messo in sicurezza. I tecnici del Comune hanno fatto un sopralluogo e hanno dato incarico a una ditta per mettere in sicurezza l'aula in cui si era verificato il distacco, però da controlli è stato verificato che potrebbero verificarsi altri distacchi anche nelle altre aule. Pertanto, il piano rimane inibito finché non verranno completati questi lavori di messa in sicurezza e mh, Stiamo lavorando con il Comune per reperire altri locali in cui spostare le attività didattiche. Preferendo... Che al momento gli alunni, non Alunque, gli alunni non stanno facendo lezione. Abbiamo recuperato qualcosa approfittando dei nostri locali liberi quando alcune classi sono andate a fare teatro a Catania, insomma proprio soluzioni veramente di fortuna. Eh, però al più presto io spero già entro questa stessa settimana di poterli dislocare diversamente. il comune ci ha dato delle assicurazioni, sta cercando di reperire locali in orario antimeridiano perché se così non fosse l'alternativa sarebbe solo il doppio turno. Ovviamente. Quindi non possiamo escludere al momento allora, i doppi turni. Io non posso dare nessuna certezza, so che ci sono buone probabilità che si eh, lavori, insomma che si evitino i doppi turni, però in mano non ho niente e quindi non posso dare nessuna certezza. Quindi al momento la preside cosa può dire? sia al comune che ai genitori? Allora ai genitori abbiamo detto di stare tranquilli perché l'obiettivo prioritario è salvaguardare la sicurezza dei bambini. Ovviamente se entro questa settimana io non ho una soluzione in mano, la mia soluzione è il doppio turno perché io posso disporre solo della nostra struttura. Eh, ma siccome, ripeto, ho avuto delle mh, assicurazioni che il doppio turno potrebbe essere evitato, chiedo ai genitori di temporeggiare, di avere un po' di pazienza, almeno per un altro paio di giorni, cercando di trovare una soluzione che permetta di riportare a scuola tutti i bambini al mattino in sicurezza. Crede che occorrano interventi più strutturali per questa scuola? Ma certo, la manutenzione voglio dire è un, una necessità di tutte le scuole, eh, in questo caso no, non è ancora chiaro bene eh, da che cosa sia stato determinato questo distacco di intonaci, probabilmente delle infiltrazioni da un terrazzo che comunque si presenta bene, bene, quindi saranno proprio delle micro infiltrazioni che nel tempo hanno provocato questo distacco degli intonaci. Eh, Certo, noi ci auguriamo di che questa manutenzione, questi interventi, non si tratti solo di una messa in sicurezza temporanea, ma che vadano proprio a eh, rimuovere le cause in modo da poter essere più sicuri anche per il futuro. Al liceo Verga di Adrano, questo pomeriggio incontro con Lia Levi, la scrittrice che ha dedicato la sua vita per raccontare come da bambina ha dovuto affrontare la persecuzione razziale. Lia Levi, 92 anni, ha accolta a scuola con una ovazione. Vediamo. Lia Levi oggi ad Adrano nell'auditorium del Liceo Verga, nel pomeriggio è stata accolta così, una ovazione e un grande abbraccio alla scrittrice che ha dedicato la sua vita per raccontare come da bambina ha dovuto affrontare gli orrori della guerra e della persecuzione razziale. Racconti attraverso i suoi tanti libri e gli incontri nelle scuole, come quello di oggi ad Adrano, voluto dai dirigenti scolastici Lorena e Baratta. Riavevi 92 anni, una vita per fare memoria, oggi più che mai. Gli elevi quest'anno sono esattamente 30 anni da quel libro che ha toccato i cuori di tutti noi, una bambina e basta. Lei diceva esattamente in quel libro non mi piacciono i grandi quando parlano uh, ai bambini, lei che si rivolge soprattutto ai più giovani per mantenere... La memoria, cosa si sente di dire oggi? Ah, mi piace questo collegamento perché io naturalmente nel libro l'ho raccontata una storia, ma non per raccontare la storia oggettivamente, ma vista dal punto di vista di una bambina che osserva, giudica, si fa sedere. Il collegamento con, come faccio io con i bambini, coi ragazzi. C'è molta differenza naturalmente perché non incontro solo i bambini piccoli, anzi insomma, sono già un pochino cresciuti e man mano che si cresce il discorso deve essere, deve essere, mi viene spontaneo che sia chiaro, comprensibile. Per i bambini bisogna entrare un pochino nel loro mondo, non spaventarli, però i bambini sono furbi. Non, non, non devi fare quello mieloso, devi dirgli le cose, dirgliele e si accorgono di tutto. Eh, Lieveva alla luce di quello che sta succedendo eh, con questi ultimi tempi, in questi ultimi mesi, è importante più che mai mantenere oggi questa memoria. Qualcuno osa metterla in discussione. È accaduto anche questo. È accaduto anche questo, è una cosa angosciante, che naturalmente io non sono esonerata da sentire. Questa angoscia è una cosa importante, ma si è trasformata anche in una cosa difficile perché abbiamo avuto questa, queste prove. Che va bene, abbiamo provato, abbiamo ricordato, si sono mosse in molte sensibilità, ma non è bastato. Non è bastato non solo per la tragedia che è successa, ma per il fatto che, mossi da, da cose semplici, da slogan così, gli stessi giovani che noi abbiamo incontrato seguono delle, qualcosa che non è guidato dalla ragione, dalla conoscenza, ma solo da certe mode. Preside come nasce questo incontro con la scrittrice Lia Revi? Sì, eh, L'incontro con la scrittrice nasce eh, per iniziativa eh, della preside Tiziana Baratta eh, dell'istituto comprensivo Don Antonino Lamela. La mia carissima collega ha chiesto la disponibilità del liceo Verga ad ospitare l'iniziativa in questo auditorio e a eh, collaborare ovviamente nella gestione di questo evento. Noi siamo stati felicissimi eh, di mh, aderire a questo invito, di mettere a disposizione il nostro eh, auditorio, di spostare i vari impegni collegiali gli scrutini perché riteniamo che questo evento sia molto importante soprattutto per i nostri studenti eh, è giusto ed è doveroso per la scuola eh, coltivare non fare spegnere la memoria perché la storia ci dà sempre dei, degli insegnamenti preziosi per il futuro anche se non sempre se ne tiene conto presidente baratta una iniziativa importante per un connubio importante Don Antonino Ramela con il liceo Verga. Sì, sì, onoratissima di aver organizzato assieme alla Lorena, alla Lorena un incontro così importante. Una donna eh, testimonianza purtroppo di una pagina veramente amara della nostra storia e che però può dare tanto ai ragazzi. Può dare tanto. So che è una donna che ama incontrare i ragazzi affinché con il suo racconto eh, in qualche modo loro non dimentichino. E portino avanti sempre i valori più alti eh, della nostra società. Presente anche l'assessore alla cultura del comune di Adano, professore Salvitati, il liceo oggi ospita una testimone importante dei nostri tempi. Ma non potevamo dare tutto il nostro supporto eh, come amministrazione comunale a questo evento che conclude una tre giorni veramente molto toccante, partecipata il giorno della memoria che abbiamo noi svolto il 26 gennaio, poi il 29 la presentazione del cortometraggio su Carmelo Salanitro con la regista eh, la Vigna Zammataro presentata a Drane e oggi con la scrittrice Lia Levi. Quando c'è sinergia fra le scuole e l'amministrazione comunale, ecco questi eh, diciamo così, eh, risultati. L'Istituto Comprensivo Don Antonino Lamela con la preside Tiziana eh, Baratta, eh, che già oltretutto abbiamo collaborato in tante iniziative, anche questa di oggi è veramente forse eh, una delle più uh, toccanti, cioè vivere la testimonianza eh, di una donna eh, che eh, da bambina proprio sulla sua pelle ha vissuto quella che è la discriminazione razziale, l'effetto delle leggi razziali, una bambina che all'improvviso deve abbandonare i suoi compagni di classe e nascondersi, è chiaro che l'hanno segnata e oggi è una testimone vivente assieme a Liliana Segre e a Moni e Modiano di quegli eventi tragici e ci aiuterà ancora una volta a non dimenticare. E torniamo alla cronaca in auto con un coltello di 14 centimetri. La polizia di Adrano ha denunciato un 48enne del luogo. Per l'uomo anche sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada. Gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Adrano hanno denunciato in stato di libertà un 48enne con a carico diversi precedenti penali per porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere i poliziotti delle volanti del commissariato, nel corso dei servizi di controllo del territorio, hanno fermato un'autovettura con a bordo un uomo che si è mostrato riluttante al controllo. Nel corso delle verifiche documentali, gli operatori hanno constatato che l'auto era priva di copertura assicurativa e della periodica revisione. Inoltre, il 48enne è risultato privo di patente e di guida. Un controllo più approfondito ha consentito ai poliziotti di rinvenire nel vano porto oggetti del veicolo un coltello a serramanico di 14 centimetri che l'indagato portava senza valido motivo. È stato pertanto denunciato per il reato di porto ingiustificato di armi o di oggetti atti ad offendere con la Contestazione di alcune sanzioni amministrative previste per le violazioni del codice della strada. A Paternò controlli dei carabinieri in centro per prevenire i furti di automobili, numerose le multe elevate. Intanto una danita di 44 anni che più volte ha violato gli arresti domiciliari è stato condotto in carcere. Vediamo. Nell'ambito del potenziamento delle attività di prevenzione dei reati predatori nei centri urbani, come disposto dal Comando Provinciale di Catania, i carabinieri della compagnia di Paterno hanno intensificato i pattugliamenti predisponendo un servizio coordinato di controllo del territorio specificatamente studiato per contrastare i furti delle autovetture lasciate in sosta nel centro storico del paese, lo smercio di droga e le rapine. I militari con il supporto dei colleghi della compagnia di intervento CIO del XII Reggimento Sicilia hanno dunque predisposto numerosi posti di controllo, in particolare nella centrale Piazza Regina Margherita, nota come i quattro canti, ma anche in Piazza Indipendenza e Piazza Umberto, con l'intento di garantire maggiore sicurezza reale e percepita ai cittadini paternesi. In particolare, in piazza Regina Margherita, nei pressi di un bar, sono stati controllati tre ragazzi ventenni del posto che hanno attirato l'attenzione dei carabinieri perché, alla vista dei militari, hanno iniziato vistosamente ad agitarsi. Scattata poi la perquisizione personale, gli stessi avevano addosso 8 grammi di marijuana e pertanto sono stati segnalati amministrativamente alla Prefettura. In una seconda fase del servizio, le Pattuglie hanno poi proceduto ad eseguire un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, con quella più restrittiva in carcere, ad una dranità di 44 anni accusato di maltrattamenti in famiglia. L'uomo, durante i precedenti controlli, non era stato trovato in casa, violando così le prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria, pertanto è stato arrestato e portato presso il carcere di Catania, Piazza Lanza. Infine per quanto riguarda le attività su strada numerose sono state le sanzioni amministrative combinate ai conducenti trovati alla guida di veicoli sprovvisti di copertura assicurativa o senza revisione. In questo contesto sono stati controllati 52 mezzi e identificate 74 persone, elevando multe per oltre 6.000 euro. Sono state inoltre sequestrate due utilitarie per guida senza patente. In contrade ciappe bianche a Paternò torna l'accampamento di Fortuna che ospita circa un centinaio di stranieri che sono impiegati in campagna. Oggi pomeriggio per loro la consegna di scarpe, indumenti e coperte da parte dei volontari dell'Associazione Ampas e dell'Associazione. Andiamo avanti. Sono passati anni, decenni ed il problema sotto gli occhi di tutti resta sempre lo stesso. A Paternò, in contrada Ciappe Bianche, ritorna l'accampamento per gli stranieri che arrivano in città per la campagna grumicola e non trovando un'abitazione dove sistemarsi, non possono fare altro che dormire all'aperto in quell'aria scelta da tempo come luogo in cui vivere. Senza acqua né luce, con le tende e ruderi di antiche abitazioni per ripararsi dal freddo della notte. Le nostre telecamere sono tornate nell'accampamento oggi pomeriggio insieme ai volontari dell'APAS e dell'associazione Andiamo Avanti, che hanno portato capi d'abbigliamento, scarpe e coperte. Nonostante già lo scorso anno avevamo denunciato con forza la situazione, per una sola notte si era riusciti ad ospitarli nei locali attigui alla chiesa di Sant'Antonio Abate, il problema non è stato risolto. Segno che non ci sono le capacità per affrontare con serietà il problema e tentare di trovare una soluzione. Gli attori che dovrebbero mettersi attorno ad un tavolo, il comune, la Caritas e le associazioni di volontariato non lo fanno. Tra l'altro, una possibile soluzione era stata presentata già lo scorso anno, ma si è volontariamente scelto di ignorarla. A farne le spese sono loro, questi giovani stranieri che restano a dormire per strada. Non è cambiato nulla, diciamo, anzi, eh, le cose un pochettino peggiorano. Quest'anno, rispetto agli altri anni, dobbiamo ringraziare il tempo che ci ha, ci ha concesso questo, questa tregua. Non c'è tanto freddo, però noi come, come gli altri anni, anche quest'anno abbiamo pensato a, questi, a queste persone che sono fuori, dalle, eh, a dormire ecco, fuori, tra questi cartoni che per loro è un riparo. È una situazione tante volte eh, che non si può gestire facilmente. Noi quest'anno abbiamo riscontrato anche l'aiuto di un'associazione di Belpasso che ci ha aiutato a raccogliere coperte e vestiti. Eh, noi quello che chiediamo è il rispetto di queste persone al di là di, della, della loro lingua e della loro religione. Ma sono persone che lavorano per la nostra città. Siamo qui anche noi, abbiamo accolto la richiesta dell'AMPAS di Paternò di poter contribuire e aiutare anche noi nel nostro piccolo eh, gli immigrati che sono qui. Eh, è la prima volta che collaboriamo e eh, credo che non sia. Non sarà l'ultima, visto un ottimo la situazione in cui, in cui si trovano. Al campo, gli stranieri, per potersi lavare, devono riscaldare l'acqua con un fuoco di fortuna. Stesso metodo anche per poter cucinare. Per loro c'è anche il tempo della preghiera al calare della sera. Wala bi shayin e per gli stranieri resta il problema del lavoro nero in campagna, come dice l'imam Ridakhemiri. Questi chiedono lavoro, degnità, loro cercano la fortuna per guadagnare un pezzo di pane, per aiutare la loro famiglia e anche per loro aiutare loro stessi. Cercano la fortuna. Purtroppo quelle che loro pensano di trovare qua e poi trovano la realtà: case abbandonate, non c'è un tetto, sfruttamento nelle mani d'opera perché ci pagano con altri prezzi, quelli che prezzi non sono regolari e non sono ingaggiati e tanti tanti problemi quotidiani. Ecco, parliamo di questa cosa dei prezzi in campagna. Quanto viene pagato un lavoratore straniero in campagna? Per dire la sincerità, eh, ognuno fa come vuole lui, come il suo prezzo, come si accorda, o a cottimo, o a cassetta, o a giornata, come ci conviene. Anche fra di loro si litigano, si fanno delle cose perché loro vogliono guadagnare di più e purtroppo la situazione è un pochettino molto critica. Ci sono contratti, vengono rispettati oppure no? La Ma maggior parte, se lei scende alle 5, 5 e mezza, fino alle 6, 6 e mezza, a Sant'Antonio, a Quattro canti, tutti furgoni, senza documenti, senza assicurazione, senza contratto di ingaggio, tutto abusivo. Chi sono i capolali? Eh, non lo so, quelli che sono, sono anche fra di loro, fanno la macchina, 4, 5 persone, 6 persone, 8 persone, oppure un furgone e vanno a lavorare. In questo momento qui ci sono circa 100 persone, ma lei diceva che nelle prossime settimane potrebbero arrivare anche a 200. Eh sì, ma perché questa situazione non è il primo anno, è tutti gli anni, e di più, eh, più passa tempo, più passa parola e più loro vengono qua per lavorare gestamente. Siamo giunti alla conclusione del nostro TG, vi ricordo che per gli aggiornamenti della nostra informazione potete consultare il nostro sito internet tvasicilia.it e le nostre pagine social. Grazie a tutti per l'attenzione, buona serata.